Tutto pronto per la 24esima rassegna gastronomica Sant'Anna all'Oliveto di Cava dei Tirreni. Siamo giunti alla 24esima edizione di questa bella manifestazione di fine estate che ogni anno si tiene nella frazione Sant'Anna all'Oliveto di Cava, ma che è un evento della città. Tantissime sono le persone, centinaia, anzi migliaia, che accorrono alla contrada di Sant'Anna per degustare i prodotti tipici locali. Non solo, c'è la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, ma ci sono anche momenti di svago, di divertimento, musica, allegria, scuola di ballo, una serata di karaoke. Insomma, tutto all'insegna della degustazione, del trascorrere una serata insieme in allegria. La finalità dell'Associazione Iniziative Socioculturali Sant'Anna, che da 24 anni appunto organizza questo evento, è quella di promuovere, valorizzare i prodotti tipici locali. Parliamo di una rassegna gastronomica, non di una sagra, alla fine viene anche detta semplicisticamente sagra, non è la solita sagra, è la rassegna gastronomica dei prodotti tipici locali, dove i prodotti sono effettivamente locali. L'associazione non acquista alcun prodotto, ma tutti i prodotti vengono preparati e che vengono somministrati ai gentili ospiti, sono tutti prodotti del posto, prodotti in Sant'Anna all'Oliveto di Cava dei Tirreni. Siete tutti invitati a partecipare a questa manifestazione e tra l'altro per gli amanti dell'Abbazia Benedettina di Cava dei Tirreni, della festa medievale, siccome purtroppo in concomitanza sabato 30 c'è anche la festa medievale, però potete venire sabato a degustare i prodotti tipici locali a Sant'Anna all'Oliveto di Cava e domenica sera poi recarvi presso l'Abbadia di Cava per la festa medievale. La comunità di Sant'Anna si appresta a vivere il suo appuntamento estivo che chiude l'estate di tante iniziative, di tante attività che si svolgono in questa meravigliosa frazione che appunto a Cava dei Tirreni rappresenta anche un po' la sintesi di quella che è la storia della città, perché è stata una zona rurale che ha sempre contraddistinto questa comunità. Giuseppe Ritari Sorrentino è il priore della confraternita di Sant'Anna, ma in quest'oggi rappresenta anche... Delegato da Enzo Vitale, momentaneamente non per problemi suoi non ha potuto partecipare e indegnamente cerca di rappresentare meglio. Quello che ci voglio sottolineare è che è un ragazzo giovane il Presidente, non è che siamo tutti vecchi come a me. E dicevamo, è il Presidente dell'Associazione Socioculturale Sant'Anna che è l'organizzatrice di questo appuntamento con una rassegna gastronomica che è veramente datata, 24esima edizione, se non andiamo errato. Esatto, è la 24esima edizione. La cosa bella è che il nostro motto è il meglio dell'ospitalità. Gli obiettivi prefissi dall'inizio sono sempre gli stessi, anche se ci ripetiamo. Il menù non lo dico proprio perché chi c'è stato parla da sé come la bontà del menù. E quest'anno, proprio per integrazione e fa sempre conoscere meglio la nostra zona rurale, che è ancora una zona rurale, ci tengo a puntualizzare, anche se purtroppo, lo dico con amarezza, non più come una volta, quella forza di reagire alle intemperie e con sudore della fronte guadagnarci il pane, ma ancora adesso c'è chi lo fa. E tra le altre cose, quest'anno come novità esporremo gli antichi attrezzi agricoli che usavano i contadini, che la nuova generazione e tanti pseudo cittadini dovrebbero ricordare che tutto viene dalla terra, la nostra, ma è tutto torna alla terra. Noi abbiamo avuto il coraggio di distruggere tutto quello che il buono ci avevamo. Speriamo che nel nostro piccolo, anche se l'abbiamo sempre difesa a denti stretti, non è facile, riusciamo ancora a conservare quegli antichi legami, perché io dico sempre a me stesso, chi rinnega le radici non ha né futuro e non ha neanche passato, perché sono la nostra certezza di un futuro migliore. Non siamo sempre così scettici contro i giovani, adesso i giovani. Noi ai giovani cosa ci lasciamo? Allora noi come comunità tendiamo a sottolineare anche questo. In più, in questa occasione, se mi permette Antonio, c'è anche musica classica, greca e napoletana, e nonché
Adesso c'è anche qualche altra cosa che adesso un lapus, le varie associazioni del posto esporranno i vari i simboli, saranno illustrate le varie attività svolte. Io, come dicevo prima, sono indegnamente il priore della Confraternita, ne vado orgoglioso e fiero, ci tengo a puntualizzare. Grazie fratelli, però non è solo la Confraternita, l'associazione, i trombonieri, due squadre di trombonieri, è tutto l'insieme della comunità. Noi siamo una comunità, anche se può sembrare strana, con tutte le vibrazioni che stanno dappertutto, che gioiamo e soffriamo insieme e siamo contenti di esserlo. E noi, per da adulti, cerchiamo di dare ascolto e di dare spazio ai giovani e insieme di migliorarci, perché insieme ai giovani ci miglioriamo anche noi. E quindi l'appuntamento assaporare non solo il gusto, i gusti di quelle terre, della terra di Sant'Anna, ma anche a vivere l'ospitalità che gli abitanti della frazione di Sant'Anna sanno regalare a chi sceglierà di andare sabato prossimo 30 agosto in questa meravigliosa frazione metelliana.